Tracy e Firmino, gli indiani del Wyoming, uno prima. Io serpente seduto, tu Sissi squo pelle di luna. Perché pelle di luna? Perché sei bianca. Non è vero. Sì, avresti bisogno di un po' di sole. Parli tu che sei blu. Magari quello del deserto. Sì. Mi fai presentare il film? Sì, scusa. Il film di oggi è La Vergine della Valle. È un film del 1955 diretto da Robert Webb. Per questo film è stata spesa una cifra altissima, soprattutto in proporzione a quel periodo, che è di $1,125,000, che erano cifre, come si suol dire, spropositate, astronomiche. Speso un budget così alto, fondamentalmente perché l'argomento di cui tratta il film era un argomento per l'epoca ancora molto sentito, e quindi chi ha prodotto il film voleva che fosse raccontato nella maniera più giusta. La trama del film, in poche parole, è i conquistadores, ovvero i coloni, che avanzavano per conquistare i territori negli Stati Uniti e di conseguenza mandare via gli indigeni del luogo, gli indiani Cheyenne in questo caso, nel territorio del Wyoming. Esprimete la vostra preferenza da 1 a 5 qui sotto i commenti. Lo faremo anche noi dopo la premiere. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, un like, un commento e accendete quella dannatissima campanella. Nell'estremo nord del Wyoming, è l'anno 1877. Quello che vedrete è realmente accaduto. La sola differenza sarà che gli indiani parleranno la nostra lingua, in modo che voi possiate comprenderli. Io mi chiamo Josh Tanner. Ho preso una scorciatoia per giungere a Fort Laramie. Non dovrei essere qui, questo è territorio Cheyenne. Buono. Buono. Che cos'è, eh? O è un pazzo, o ha del coraggio.
Il sangue è fresco. È pazzo se ci crede lontani. No. Lui pensa che siamo qui e vuole che lo sappiamo. Questo è un bel gioco. Ma se attraversa il nostro fiume, tirate. Vedremo se i suoi dei lo proteggono. È stato un bel gioco, ma la prossima volta non durerà. Dove lo avete trovato? A 20 Mile Creek. È il territorio Cheyenne. Sì, lo so. Che facevate là? Ero diretto qui. Portalo al comando. Ah, io gli ho trovato queste. Beh, quelli che sono impazienti lo guardino bene. Lui non poteva aspettare, le trattative di pace erano troppo lente per lui. Così è entrato nel territorio indiano e ha avuto quel che meritava. Io vi avverto, d'ora innanzi, chiunque attraversi il fiume se ritorna, se ne pentirà. L'oro che volete rimarrà dov'è fino alla firma della pace. Fino ad allora, il patto è che noi stiamo dalla nostra parte del fiume e le tribù dalla loro. Questo non è che un avvertimento. Non resteranno a lungo di là se continuerete con queste violazioni. Qualcuno lo conosceva? Chiama George Smith. Vallo a seppellire. Ah. È per queste che è morto. Nessun creditore? Sentiamo qualcosa di voi. Tutto quello che volete sapere è qui. Non è niente di particolare.
Voglio avvertirvi che stiamo cercando di fare un nuovo trattato con gli indiani. I Sioux, i Corvi e i Piedi Neri stanno patteggiando, però Mano Rotta coi suoi Cheyenne è ancora incerto. Non si sa cosa farà. Siamo seduti su un barile di polvere. E gente come voi e quel cercatore sembra faccia del suo meglio per farlo esplodere. Risparmiate i cicchetti, colonnello. Io non sono una vostra recluta. No, ma siete a Fort Laramie e qui comando io. Josh Tanner, eh? Perché siete venuto qui, Tanner? È scritto lì. Rispondete! Ho un contratto con degli imprenditori di St. Louis. Ossia, giocatori? Perché vesto così? Io non sopporto la pelle di daino. Non giudicherete il monaco dall'abito, vero? Ed è irresponsabile passare solo per il territorio Cheyenne di questi tempi. Ho fatto di notte quasi tutto il viaggio. Non mi andava di andare a nord e poi a est lungo il Missouri per fare un giro tranquillo ma lunghissimo attraverso il territorio Pony. Sembrate pratico di queste parti. È anche per questo che ho avuto il contratto. Mio padre era commerciante. Da piccolo con lui ho girato il lungo e il largo questa zona. Siete autorizzato a lottizzare il territorio di Black Hill? Esatto. Un'altra impresa mineraria? Fondiaria. L'impresa ritiene che dove c'è oro ci sarà una città prima o poi. E voi intendete rinunciare all'oro per i terreni? Io non sono un cercatore d'oro, sono un geometra. Ho il compito di tracciare una città. Oh, un fondatore. Vi spinge solo un sacro fervore patriottico, eh? Niente affatto. Sono pagato per questo. I capotribù vi attendono all'albero del consiglio. Nessun segno di Mano Rotta dei Cheyenne? Signor, no. Sono in mostra i doni del governo? Signor, sì. Va bene, vengo subito. Vi auguro un buon soggiorno a Laramie. Potrebbe essere lungo. Mano Rotta dovrebbe considerare di più i doni del governo. Sì. E i cercatori, i ladri e i giocatori che aspettano solo di invadere il suo territorio appena firmato l'accordo. Francamente, lo biasimate? Non ho di questi problemi, colonnello. Per me gli indiani sono indiani, mi sono indifferenti. Per questo vi invidio, signor Tanner. Buongiorno, signor Tanner. È tutto a posto, sergente? Signor, sì. Il colonnello verrà a momenti. Ah, signor Tanner. Sì? Lo sapete che tutti i civili debbono restare da questa parte del fiume fino alla firma dell'accordo? Mi pare che il colonnello me lo abbia già detto. Questo è uno spaccio per bianchi e non sarà mai troppo lontano il giorno in cui non avremo fra i piedi questi macachi. Scaraventiamoli fuori con le cative. Avremmo già dovuto farlo con Numerosa 8 anni fa, quando è venuto proprio in questa stanza per firmare quel maledettissimo trattato, quello che tiene ancora voi cercatori abbarbicati qui, mentre potreste essere là dove c'è tant'oro, proprio a fior di terra, da pagarci tutta una guerra civile. Scusatemi, vorrei una stanza. Chiedete a mia figlia di là. Se fossi in voi, comprerei dei fucili a ripetizione e tante munizioni. Che cosa fate voi qui? Scusate, io... Fuori! Fuori di qui! Mi ha mandato vostro padre. Ah, lui? Sì, sto cercando una stanza e lui mi ha detto di rivolgermi a voi.
Questo è uno spaccio, non un albergo. Non abbiamo stanze. Mi adatto in qualsiasi posto purché ci sia un tetto, anche in uno scaffale vuoto. Siete un giocatore? Anche voi. Sono geometra. Potrei anche chiamarmi perito topografo se questo contribuisse a farmi fare un bagno. Ma se non avete stanze me ne vado. E vogliate perdonarmi il disturbo. C'è il magazzino. E lì c'è anche la tinozza. Sacchi di fave. Sono meglio dei materassi, a parte lo scricchiolio. Ehi, che meraviglia. Mio padre vi ha detto niente di me quando vi ha parlato? No. No, niente, solo di chiedere a voi per la stanza. Abbiamo aspettato molti giorni. Mano Rotta e i suoi Cheyenne non sono venuti a sedersi con noi. Ora io chiedo che i nostri amici Sioux, gli Arapahos e i Piedi Neri firmino senza di lui. Indiani! Riparatevi! Gli indiani dovrebbero essere impiccati, tutti a uno, impiccati! In forza di quali accuse? Accuse? Per l'impudenza di questo gesto, di questo affronto! Un affronto che giustifica una guerra? No, credo che abbiate ragione. Abbiamo già perso tanto prestigio che a perderne un altro po' non moriremo. Arapahos, Piedi Neri. E neanche l'ombra di un Cheyenne. Venite spesso qui? Ogni volta che posso. Mi fanno tanta pena. Perché? Perché vostro padre li odia? No, lui non ha niente a che farci. E per come li perseguitano. Sono della gente senza avvenire. E credo lo sappiano. Deve essere triste come sentirsi soli. Voi ne sapete qualcosa? Non agitatevi, Anna. E non abbiate troppa pena per questi. Sono Cheyenne. Non voltatevi, Anna. Sarebbe indice di paura, è quel che vuole. Silenzio!
sta meglio a lui. Come ti chiami? Josh Tanner. Come si chiama? Anna si chiama. Io sono Falco Rosso. E questo è il mio amico Aquila Nera. Siamo Cheyenne. Lo sapevo. E sai che significa questo? Che hai ucciso molti nemici. E ne ho uccisi anche di bianchi. E la tua squaw? No. È mia amica. E ora torniamo al forte. E state tranquilla. I Cheyenne sono guerrieri. È troppo orgoglioso per attaccarci alle spalle. Restate qui. Fa risplendere le chiome del giovane capo come l'ala del corpo. Puoi tenerlo. Due volte ho avuto la tua vita qui. Due volte hai ben giocato. Io le ricorderò entrambe ridendo. Meno male si è divertito lui. Io no. Ho ancora paura. Sapete una cosa? Anch'io. Oggi siete stato eroico a quanto mi ha detto mia figlia. Niente affatto. Ho avuto paura. Avete seguita lassù. Ve l'ha detto lei? Io lo dico a voi.
Siete il primo che le piacete, da quando aveva 13 anni. Il primo siete. Ma non vuole aver niente a che fare con gli uomini, capito? Lo so, lo so. Come lo sapete? Ci avete provato? No, non ho provato niente. Prima che lo facciate, è meglio sappiate come stanno le cose. Non è più merce adatta per il matrimonio. La cosa accadde molto tempo fa e non fu bella. Io lo ammazzai. Non c'era bisogno che me lo dicesse. È la verità. E sono un sacco a saperla in questo posto. E a chi non lo sa lo dite voi. E io lo dico a tutti quelli che si mettono in testa delle idee. Non vuole aver niente a che fare con gli uomini. Se ne ha intorno parecchi come voi, non la biasimo. Anne. Andate alla porta, cercano voi. Un guerriero Cheyenne vuole parlarvi. Volete venire alla porta con me? Grazie, volentieri. Josh Tanner. Non temete, è una donna, mia sorella. Si chiama Alba Nascente. Portiamo qualcosa per te. È un regalo stupendo. È una piccola cosa. Sono qui anche per invitarti al nostro villaggio. Falco Rosso mi invita, ma il capo Manorotta è d'accordo? Tu credi che il mio invito non basti? Non dicevo questo. Il capo Manorotta è mio padre. Ciò che io voglio, lui vorrà. Non venire se non lo desideri. O se hai paura. Guardate. Pare abbiate trovato un amico. O devo dire due. Potete dire tre se volete. Grazie. Voi lo chiamate amico? Forse lo è. Non vorrei un nemico così pericoloso.
Mio fratello e Aquila Nera ti aspettano. Ti conduco da loro. Vengo a piedi con te. Sono sul terreno di guerra. Vogliono che tu li veda. Terreno di guerra? Sì, ma una guerra finta. Dice che la fanno anche i soldati bianchi. È vero? Ho paura di sì. Perciò anche loro debbono esercitarsi, dice Falco Rosso. Là, ora vedrai. Ogni freccia ha un significato. Quella era il segnale dell'attacco. La freccia dice ai guerrieri di ritirarsi. Aquila Nera, Falco Rosso. Vedo che Tenner non ha avuto paura. Sono qui. Le nostre manovre non ti piacciono. Io speravo di vedervi esercitare a far firme di pace. Di pace? Noi siamo Cheyenne. Alle nostre mani si addice più l'arco della penna. Vi ho portato qualcosa che si addice alle vostre mani anche più dell'arco. Per l'amico Falco Rosso e per l'amico Aquila Nera. Alla punta di una freccia. Come si chiama? Bowie Knife. Serve per la caccia. Può servire per molte cose. Alba nascente terrà il cavallo. Devo mostrarti delle cose. Tua sorella è molto bella. È proprio per questo che costa molto. Quando un guerriero prende moglie paga 4 e a volte anche 6 cavalli. Ma per Alba nascente mio padre ne chiede 200. Beh, anche a questo prezzo avrà moltissime offerte. Vieni, ora vedrai le cose che ho da mostrarti. Oh. Ti ho spaventata? Ho bisogno di darmi una rinfrescata. Ci sarà una danza di guerra in tuo onore. No. Queste bacche sono per il banchetto. Tieni, odora. Ah. Oh, è l'odore della foresta. Lo chiamano sapone di selva. Puoi prenderlo. Tienilo, è tuo. Posso darti un bacio? Come? Posso darti un bacio? Non mi pare di aver capito. Quando ero piccola, c'erano dei ragazzi bianchi nel nostro campo e quando compivamo gli anni, ci facevamo doni. Mi dissero che dovevo dare un bacio per ogni dono. E ti dissero che si usava così fra i bianchi? Sì.
Non è vero? Oh, sì, è vero. Molti danno baci quando ricevono doni. Ah, allora ti prego, dammelo. I ragazzi indiani non baciano le ragazze. Non capisco proprio perché. È una sensazione dolcissima. Io ne vorrei tanto un altro, ma più lungo. Desideri ancora? Grazie. Non scorderò mai questa notte. Ma speravo di conoscere Mano Rotta. Mio padre ritorna domani. Posso tornare? Verrai come amico o verrai per difendere la causa del soldato bianco? Verrò da amico. Sarai il benvenuto. Allora verrò. Ma adesso vi saluto. Ti scorteremo fino al fiume. Conosco la strada. No, vai insieme a loro. Andar soli è pericoloso. Dobbiamo proteggerti dai Cheyenne. E ora buonanotte. E grazie. Anche a te, per questi. Come si chiamano? Bowie Knife. Noi non ti abbiamo dato niente. Mi avete dato l'amicizia. Non è abbastanza. Avrai nostre notizie. Sto pensando ai cavalli, Falco Rosso. Ai bei cavalli nel villaggio dei corvi. Vieni. Tenner avrà il suo dono. Ah! È per questo che vi ho chiamato. È vostro. Lo hanno portato due Cheyenne. Hanno detto che avreste capito. Sono ancora qui. No, si sono fermati appena un secondo. Pareva che avessero una gran fretta. Accidenti, è una meraviglia, eh? È come. Ah!
Josh, non aver paura. Quelli sono i corvi. Ma cosa volevano? Io ero dalla mia parte del fiume. È semplice. Il cavallo che ti abbiamo dato è loro. Ah, grazie. Per poco non mi ammazzavano. Josh, tu non capisci. Siamo Aquila Nera ed io che vogliono uccidere. Noi l'abbiamo rubato. E ora che dobbiamo fare? Aspettiamo qui che vi uccidano o ci battiamo? Batterci? Con i corvi? Non è da Cheyenne battersi con i corvi. Li degnerò di una sfida. Vedremo se i loro cavalli valgono i nostri. A cavallo! Hai un bel cavallo nuovo. Grazie a tuo fratello e ad Aquila Nera. Abbiamo sfidato i corvi. Una bella corsa. Avete vinto voi? Chi perderebbe coi corvi? Io ci ho provato. Mio padre! Che cos'è? Sono tutti contenti ed eccitati stasera qui? E tu no? Stasera mio padre dirà la sua decisione. Se sarà guerra io sarò triste. Se sarà pace dovremo andarcene e non mi piacerà. Beh, se te ne andrai starai sempre con tuo padre, tuo fratello, i tuoi amici. La signora che venne alla porta del forte è la tua donna? No, io non ho donne. È molto bella. Sposarla costerà molti cavalli. Pensi più di 200? Mio padre chiede di vederti. Vieni con me. Mio padre, il capo Mano Rotta. Mio figlio mi ha parlato di te. Ha detto che sei venuto da amico. È nel vero? È nel vero. Allora sii il benvenuto. Siederai in consiglio insieme con noi. È mio desiderio.
Il viso pallido è qui come nostro amico. Mio figlio Falco Rosso lo confermerà a quelli che vogliono conferma. È giunto il tempo di decidere. Ho ascoltato tutto ciò che è stato detto. Ed ho a lungo meditato. Ai tempi dei nostri padri c'erano due grandi mandrie di bufali in questa terra. Poi, quando noi fummo giovani guerrieri, rimase solo una mandria di bufali. Ed ora i nostri figli hanno per molte lune cacciato invano il bufalo, che da molto tempo non era più in questa terra. È sparito. I nostri vicini, gli Sioux, i Piedi Neri e gli Arrapaos lo sanno. Ho riunito questo consiglio per dirvi che in questo giorno essi hanno deciso di accettare le offerte dell'uomo bianco e lasciare questa terra. No! Ora, se restiamo in questa nostra terra, dovremo combattere l'uomo bianco da soli. E senza cibo nel nostro corpo che ci dia forza per batterci. I Cheyenne sono guerrieri, si batteranno. I Cheyenne sono guerrieri. Ma se restano su queste colline saranno uccisi. Morranno tutti. Io so questo. Perciò la decisione è presa. Firmeremo questo trattato con i bianchi. Lasceremo questa terra per le nuove terre del sud. Porteremo i nostri cavalli, le nostre tende e le nostre armi. Ma non useremo più queste armi per uccidere i nostri nemici indiani o l'uomo bianco. Ciò è finito. È tempo di pace. Ah! Tenner, mi aspetterai nella mia tenda. Là ti parlerò. È meglio che se ne vada. Ora si diranno cose che non possono essere dette in sua presenza. È mio desiderio che tu dica al capo dei soldati bianchi cosa hai udito qui. Lo farò. Se porterà la carta che dice la cosa che ho detto, digli che io vi apporrò il mio segno. È tutto? Siedi, amico mio. Falco Rosso era irato. Il suo sangue bolliva al consiglio. Significa che si rifiuterà di seguirvi quando ve ne andrete? Questo non lo so. Ai tempi della mia giovinezza io sarei rimasto. Il suo sangue è il mio sangue. Se Falco Rosso chiede a tutti gli altri giovani di non seguirti, ma di restare e battersi, lo faranno? Io sono il capo di tutti i Cheyenne. Mio figlio dovrebbe uccidermi per impedirmi di condurre il mio popolo nel sud. Non mi ucciderà. Stanotte prenderà la sua decisione. Perciò è andato nella tenda dello stregone da solo.
tu sei suo amico. Vuoi raggiungerlo là? Dalla sua decisione può dipendere la sua vita. Ci andrò subito. Dov'è la tenda dello stregone? Josh, Falco Rosso è mio fratello e io lo amo. Io prego che ti dia ascolto. Perché sei venuto qui? Sono venuto a salutare il mio amico. Non avresti dovuto udire quello che è stato detto. Non erano parole da Cheyenne, ma parole di donne. Falco Rosso non deve provare il suo coraggio. È noto all'uomo bianco e ai Cheyenne. È noto in tutto il territorio, e agli Sioux e ai Corvi, che non c'è guerriero più ardimentoso di Falco Rosso. Ma ora dovrà provare che è anche saggio. Saggio come i vecchi guerrieri. Mio padre ti ha parlato di me, vero? Non vuole che suo figlio muoia. Lui morirebbe qui se non fosse vecchio. Io lo so. Il capo dei Cheyenne deve pensare a tutta la sua gente. Falco Rosso sa che non è la paura a parlare per suo padre, ma la saggezza. Allora a me non piace la saggezza! Tenner andrebbe nel sud, insieme alle donne e ai vecchi? Non lo so, Falco Rosso. Sì, credo che andrei nel sud se fossi te. A volte qualcosa cambia. Noi non ne sappiamo la ragione, però c'è. Queste sono cose facili a dirsi per Tenner, perché lui è un bianco. Che ci vadano i bianchi nel sud. Noi non siamo coloni, siamo Cheyenne, cacciatori, guerrieri! Io me ne andrò solo sulle colline. Gli spiriti mi diranno cosa fare. Essi non mi mentiranno. Vuole andare sulle colline a parlare con gli spiriti. Josh, vuoi dirmi una cosa per aiutarmi a capire? Tenterò. Mio padre ha detto che se restiamo qui moriremo. La signora del forte può vivere nella nostra terra e non dovrà morire. No. E tu non dovrai morire.
ci ho pensato, ma io non riesco a capire perché debba esserci questa differenza. Credo che neanche gli spiriti riescano a capirlo. Forse se noi potessimo vivere nel mondo dei bianchi, non si parlerebbe più di morire. Molti bianchi sono venuti qui. Dietro di loro devono avere lasciate grandi terre vuote. Allora se loro non vogliono più quelle terre, forse potrebbero andarci a vivere in Cheyenne. Tu dimmi se questo è possibile. Saresti felice nel mondo dei bianchi? Proverei. Sì, sarei felice. Cosa non darei pur di poterti aiutare? Io ti credo. Sento a crederlo, davvero. Ha detto quando era disposto a firmare? Penso il più presto possibile. Sì, penso anch'io. Altre tribù hanno già cominciato a spostarsi. Beh, sono contento che sia finita. Sono certo che Mano Rotta lo è poco. Molto poco. Mi fa tanta pena. Dicevate che non vi importava niente degli indiani. Siete cambiato. Ci sono cose che si imparano a dispetto di noi stessi. Buonanotte, signor Tanner. Ah, signor Tanner. Grazie. Forse era solo l'abito a non piacermi. Buonanotte. Non l'avrai! È mia! È promessa a me! Ti ammazzo! Sentinella! Guardie! Ehi, laggiù! Portatelo in cella. Ferito? No, non credo. Chi era? Era un Cheyenne. Non capisco. Non so perché. Un nostro soldato ucciso. Quel Cheyenne l'ha pugnalato. E io che per 3 minuti ho creduto che fosse finita. Tieni dentro l'indiano, non c'è altro da fare. Signor sì. Anna. Josh, c'è qui la ragazza indiana. Qui. Ti sta aspettando. Alba nascente è qui. Dice che le hai detto tu di venire. Io? Non le ho detto niente di simile. Ora capisco perché Aquila Nera... Dov'è? È nella tua stanza. Non dovevi mai venire qui. Hai detto che volevi aiutarmi. Ti ho creduto. Non mi avevi detto che eri promessa ad Aquila Nera. Hai combinato dei guai. Io non ti ho detto di Aquila Nera perché ciò che è nel suo cuore non era nel mio.
Ha avuto la parola di mio padre, ma non la mia. Ma lui pensa che ti abbia rapita. È venuto qui, ha tentato di uccidermi e ora lo hanno chiuso in cella. Aquila Nera ha perduto il senno. Io ho scelto. Io sto qui. E qui resterò per tutta la vita. La sua roba che la riporto alla sua tribù. Io non ho tribù. Quando ho lasciato il villaggio l'ho detto a mio padre. Ora io sono morta per tutti. Alba nascente, questa non è saggezza. Non è questo il modo di... Ha lasciato la tribù, Josh. Non puoi scacciarla. Butta fuori quella scuola. Questo lo decido io. Puoi restare, almeno per ora. Io dormirò all'aperto. Ora dormi, Alba nascente. Domattina ne riparliamo. Troveremo una soluzione. Alba nascente. Fatto paura. Ma gli hai detto di dormire. Non riesco a dormire. Io ho sbagliato. Ho provocato delle brutte cose. Non è stata colpa tua. Dovevo spiegarmi, dovevo farti capire. Ora ho capito. Nel tuo cuore non c'è amore per me. Sbagli, Alba nascente. C'è amore nel mio cuore per te. Ora torna a letto. Questa volta dormirò. Thank you.
Josh? Sì? Alba nascente, è meglio che resti qui, sarai al sicuro. Perché tu vai via? Solo per un po'. Vado da tuo padre. Vuoi che gli dica qualcosa? È stato detto tutto. Sappiamo chi era l'altro assassino, una vostra conoscente. Il vostro amico Falco Rosso, uno degli esploratori, lo ha riconosciuto. Sperate che Mano Rotta vi consegni suo figlio e Aquila Nera, colonnello? Beh, non potremmo passare sopra due delitti. Certo che lo speriamo. E allora faremo questo viaggio per niente. Facciamolo e vedremo. Col vostro permesso, signor Tenner. Se ne vanno. Sono la maggior parte delle tribù. Quelli sono i corvi e i piedi neri. Quelli sono gli Sioux e quelli gli Arapaos. Questo vuol dire che anche gli altri stanno per muoversi, eccettuati i Cheyenne. Marcia per la terra promessa. Mi chiedo quanto potranno vivere ancora di promesse. Pare vi siate molto attaccato agli indiani, signor Tenner, in un modo o nell'altro. Vi piacerebbe essere al loro posto? Se costui deve parlamentare con Mano Rotta, tenete presente questo suo atteggiamento. Terrò presente e anche che ha diritto ad avere delle opinioni personali. Thank you.
Vorrei parlargli prima io, se posso. Se vi darà ascolto. Capo Manolotta, prima di tutto vorrei parlarti di tua figlia, di Alba Nascente. Io non ho figlie. Lei ha scelto. Falcorosso mi aveva data la sua fiducia e tu la tua. Non parleremo più di lei. Firmerò questo trattato perché la mia parola è stata data. Mi aspetterete al tavolo del consiglio. Presto, un allineamento più prudenziale. Signor sì. Numeri pari! Numeri pari! Avanti e dietro front! March! Numeri dispari! A distanza! March! È meglio chiedergli di venire al forte. No, firmiamo ora. Avete ragione. I guerrieri saranno legati alla parola di Manorotta. Se non ci attaccano prima che firmi. È un rischio che dobbiamo correre. Il colonnello mi dia il trattato. Sono stati uccisi due soldati al forte. Uno da Aquila Nera e l'altro da tuo figlio Falco Rosso. Sono qui. Parleremo di loro quando avremo firmato. Le promesse che tu volevi sono scritte lì. Le leggerò con te, se vuoi. Wait, wait, wait.
Il trattato è firmato. Adesso è legato il mio popolo. In nome del governo degli Stati Uniti... Bianca. È una sfida. Mio figlio ed Aquila Nera non si sentono legati al nostro accordo. Hanno scelto la guerra e vi aspettano sulle colline. Loro due soli. Questa è la loro sfida. Aspettano che l'accettiate. Cioè, Aquila Nera e Falco Rosso vogliono battersi con le mie truppe in due. Sì, è così. Vi aspettano. Ma è una pazzia. Secondo me questo è tutto un tranello. Mano Rotta ha firmato il trattato. Abbiamo la sua parola. Sono propenso a fidarmi di Mano Rotta, ma non di questi guerrieri Cheyenne. Sarà meglio prepararsi al peggio. Farò venire dal forte tutto il reggimento. Bene, posso dirlo a Mano Rotta? È giusto che lo sappia. Se è stato leale con noi, non si offenderà. Altrimenti, gli sarà d'avvertimento. Tenente. Signor sì. Mandare subito un corriere al forte. Voglio qua il reggimento. Signor sì. Mano Rotta, il colonnello manda a chiamare tutta la sua cavalleria. Sta bene. Verrò a veder morire mio figlio. Anche la gente di Aquila Nera vorrà vederlo morire da guerriero. Tutta la mia tribù avrà diritto ad esserci, per vedere e ricordare. Forse anche gli uomini bianchi avranno qualcosa da ricordare. Falco Rosso è andato sulle colline a morire. Aquila Nera è con lui. E Josh andrà lassù. Molti moriranno, devo andare da lui. Se puoi, aiutami, Anna. Manco per sogno. Mia figlia non fa proprio niente per una squaw, intesi? Andiamo, Alba Nascente. Verrò con te. Colonnello. Seguiteci! Avanti! Se vogliono un'imboscata, questo è il luogo ideale. Ci aspettano là. Mano Rotta ha detto che la chiamano la Valle della Morte. Avanti!
Ci terremo sul lato destro con l'acqua fra noi e loro. Casomai... Ecco il nemico. Non ho mai letto in nessun trattato come si schierano le truppe in un caso simile. Tenente Ferguson! Comandi! Attestatevi col primo trappello sulle colline. Sì o sì. Al tempo. Evitate di sparare. Sì o sì. Primo trappello! Avanti! Al passo! Avanti! Allineati! Pensate a suo padre, a mano rotta. E ai guerrieri. Yeah.
Suona la ritirata! Pietro! Avanti! Non potevo far altro. Se sparavo io... Lo so, era quello che volevano. Fra poco smetteranno di giocare, lo spero. Se continuiamo così, tutta la tribù si unirà a loro. E allora non sarà più un gioco. A posto. Non voglio che si spari. Sparando per primi ci imbarcheremmo in una guerra. Vado a parlare con Falco Rosso, colonnello. Dubito che Aquila Nera vi dia il tempo ad aprire bocca. Vale la pena di rischiare. Tanto la prima mossa deve essere nostra. Aspetta! Tenner viene a parlare per il soldato bianco? Io parlerò per me stesso. Sono qui per battermi, non per parlare. Prendi il fucile. Mi batterò, Falco Rosso, se è questo che vuoi. Con il fucile o con la lancia. Ma prima devo parlare. Questo è tempo di morte. Prendi il fucile, Tenner. Prima parlerò. Falco Rosso e Aquila Nera sono sempre miei amici. Io non ho fatto niente contro di loro. Le parole hanno troppe ombre. Non voglio più parole. Da, amico Falco Rosso, sono qui a chiederti di non morire. Io non andrò con i soldati. Io morirò qui. Ma non sarò solo a morire. E tu vuoi che muoiano molti altri? E vuoi disonorare tuo padre? Tu osi dir questo. Manorotta ha dato la sua parola che la sua gente non farà più guerre. E tu vuoi che i guerrieri Cheyenne non mantengano la promessa di tuo padre? È meglio che i Cheyenne muoiano da Cheyenne. I soldati non spareranno per primi. Ma io andrò a prendere il mio fucile e tornerò qui a battermi. Ma ciò non ti darà nessuna gloria, Falco Rosso. Perché sarò solo contro due. Ebbene, Tenner? Credo che l'unica soluzione sia spingerli a far fuoco per primi. Sperando che il colpo vada a vuoto. Tu, Aquila Nera! La notte scorsa mi volevi ammazzare. Di cosa hai paura ora? Oppure uccidi solo di notte? Fermo! È questo che vogliono i bianchi. Tenner, noi siamo due contro uno. Chiama in aiuto i tuoi soldati e noi spareremo. Non mi serve aiuto. Aquila Nera crede forse che lo tema? Non è un guerriero lui. È una squaw che ha paura. Che me ne faccio del fucile? Lo butto via. Non ne ho bisogno.
Aquila Nera ci ha disonorati davanti all'uomo bianco. Falco Rosso non lo farà. Riprendi il fucile, Tenner! O riprendi il fucile o getterò via il mio e ci batteremo a morte davanti a tutti! Lo scalpo al vincitore! Falco Rosso! Tu vuoi la morte per te e a questo hai diritto. Ma volerla per gli altri è male. Ha sempre parlato con un solo cuore ed una sola lingua. Ed è stato fedele alla tua amicizia. Non puoi esserlo anche tu verso di lui. Eccolo. Aprite il fuoco! Squadroni, dietro! Thank you.
Ebbene, signor Tanner, è finita. Credo che abbiamo vista l'ultima guerra indiana. Vorranno seppellire i morti prima di andarsene. E la ragazza? Non vuole andare con loro. No, non ci andrà. Lei viene con me. Alba Nascente sarà mia moglie. Squadroni, a sinistra, avanti! Buona fortuna, Ted. Grazie. Come vi ho detto da principio, questa è una storia vera. Ci sposammo nella grande chiesa di Council Bluffs. Mano Rotta visse tanto da vedere suo nipote entrare all'Accademia Militare di West Point.